Buongiorno, ci troviamo questa mattina di ottobre in piazza al centro della città di Rovigo per la manifestazione che la città di Rovigo è da 540 anni che svolge in questo periodo e che prende il nome appunto di Ottobre Rodigino. Alla manifestazione hanno partecipato quest'anno moltissime associazioni e tra i vari partecipanti e tra i vari candidati c'è stato quest'anno ancora anche l'INPS che si è offerto per avere diciamo, la possibilità di incontrare sul territorio di persona tutta la cittadinanza e tutti coloro che vogliono avvicinarsi ai nostri servizi e al nostro istituto. Oggi con noi sono presenti anche il direttore regionale dell'INPS Veneto, il dottor Filippo Pagano, ed è presente con noi il sindaco di Rovigo, il professor Edoardo Gaffeo, che gentilmente si è unito a noi e che ci ha messo a disposizione questa sala della Gran Guardia per effettuare queste nostre giornate di incontro sul territorio con i cittadini di Rovigo e della provincia. Chiedo al direttore regionale dell'INPS, il dottor Pagano, questo tipo di iniziative come si concilia con quello che è la mission dell'istituto e quello che è la politica che l'istituto porta avanti in un anno che è molto particolare, perché questo è l'anno che l'INPS compie i suoi 125 anni. Sì, grazie, un saluto a tutti. Ma io innanzitutto ringrazio il sindaco per questa opportunità e questa occasione di partecipazione. INPS tutti i giorni in qualche modo ha a che fare con le comunità locali, con i cittadini, con le imprese, con le aziende. Lo fa tramite i propri servizi telematici rispetto anche alla presenza negli uffici. Essere nelle piazze, essere nella comunità, viva dentro nella comunità in queste iniziative pubbliche anche durante il weekend è in qualche modo la dimostrazione ulteriore, la conferma del ruolo dell'istituto centrale nella vita del paese. Ricordiamo che come istituto ovviamente gestiamo tantissime prestazioni a favore dei cittadini, delle famiglie, delle aziende e credo che la collaborazione che in qualche modo oggi stiamo dimostrando sia l'aspetto fondamentale per la risposta ai problemi del Paese. Quindi di nuovo grazie, spero che questa occasione, tra l'altro il bel tempo in qualche modo ci aiuta, spero che sia anche un'occasione per confrontarci con le persone, con i cittadini e provare a dare delle risposte laddove sia necessario. Grazie. Chiedo al sindaco di Rovigo, il professor Gaffeo, questo tipo di collaborazione con l'istituto si inserisce in un percorso molto ricco e molto integrato sul territorio. Sì, è assolutamente un motivo di orgoglio quello di essere qui questa mattina e mettere a disposizione gli spazi nell'ambito di una delle iniziative che è più sentita da parte della popolazione cittadina. Come si dice da noi, siamo di fiera in questo momento, quindi tantissima gente che sta frequentando le nostre piazze, e avere nell'ambito delle attività espositive che sono state organizzate in questa fiera di Rovigo e nell'Ottobre Rodigino la presenza di INPS è per noi motivo di orgoglio. Siamo molto soddisfatti che la collaborazione dal punto di vista istituzionale stia procedendo nel miglior modo possibile, facciamo lavori ovviamente diversi ma assolutamente sinergici. Noi come amministrazione comunale continuiamo a lavorare nell'ambito di tutte le attività sociali, lo possiamo fare esclusivamente perché c'è dall'altra parte degli interlocutori che nel caso di INPS sono sempre disponibili, siamo in grado di gestire problematiche anche molto complicate, e anche nelle ultime settimane siamo stati chiamati insieme a dover gestire delle operazioni che hanno toccato la carne viva delle persone, è il nostro lavoro, lo facciamo con passione e quindi è veramente un piacere essere qui questa mattina e fare in modo che sempre più gente possa rivolgersi agli uffici di INPS sapendo che trova delle risposte puntuali alle domande e alle esigenze che ovviamente ciascuno di noi ha. Grazie signor Sindaco, è proprio il caso di dire che anche in questo caso l'unione fa la forza.